Bovinazione. Logotipi, bovinazione. Bovinazione cos'è? Non so, non ti dico una roba. Su Crea, allora, logotipi. Lettere tipo buca. Ah sì, l'ho provato. Voglio. Cromatura sopra. I filtri di Crea, i loghi eccetera, ne potete fare tantissimi. Dopo, sta la vostra fantasia a farli meglio, migliorarli, spostarli, farli, se vi ricordate, posso anche mettere i clicchi, posso giocarci, come abbiamo visto usando poi i livelli, posso veramente giocare su tutto, sui singoli colori, sui singoli punti, eccetera. Ah, bellissimo, perché tu quando hai fatto il logotipo, gli levi via lo sfondo, il background, ti rimane solo la scritta con l'effetto, lo metti sul desktop e ti viene fuori la tua immagine con il tuo... Aspetta un attimo. Ti te la via il background, ti rimane solo la scritta con l'effetto. Se prendi l'effetto e lo metti solo sotto foto e te rimane a foto, poi autofilma praticamente, se ti chiede a filmare una foto ti va a filmare qualcosa con un effetto speciale. Ma la tua ridimensionata perché sia tremendo. Com'è che hai tolto il fondo? Background, via la fine dell'occhietto. Come abbiamo detto, il nostro GIMP ha la possibilità di poter aggiungere un sacco di funzioni in più. Cosa significa? Significa che possiamo avere una valanga di script, come abbiamo creato quei piccoli pulsanti, quelle scritte, eccetera, si possono aver fatto dei qualcosa che possono mettere delle opzioni in più senza che ogni volta la devo ricreare da zero. Se noi andiamo in cerca in internet troveremo che esistono quelli che vengono chiamati
delle jeep scritte, per esempio io ho preso questi davanti, mi sono già piatti giù, sono script fu su leggimi, mi fa vedere come si installa, nel caso sia di Linux sia di Windows. Vedete cosa mi dice? Per esempio in Linux, come nel nostro caso, devo andare nella home page, nella pagina nascosta gimp, pagina script, e copiare tutti questi file. In Windows copiare i file .scm nella directory di gimp, share gimp script. Quindi in questo caso io non vado altro che prendermi tutti questi, quindi li vado a selezionare, quindi li copio, rivado nel mio Matteo, visualizzo, mostra file nascosti, con cerca di quello che è di gimp, gimp 2.6 in questo caso, nella cartella script, ci copio tutto, lo vedete? A questo punto se rivado nel mio gimp, lo chiudo e rivado ad aprirlo, io ho una nuova mascherina, una nuova, come sono tutti gli script che sono ulteriori utili. Vi diamo degli esempi. Apro la mia immagine del mio pilota, posso andare a prendermi uno dei script, facciamo il watermate, okay. Ok, vedete cosa ho fatto qua sotto, non si vede molto bene, facciamolo un po' meglio. Quanti di voi vanno in internet, tirano giù la foto e se le trovano marchiate? In questa maniera io l'ho marchiata per poterla mettere. Quelli bastardi dentro sono tutte marchiate. Quelle di bastardi dentro sono tutte marchiate. Adesso sono bastardi. No, per dirti. Se vai in giro, anche sì, quando sì. Io questa scritta potrei anche poi magari mettere una diagonale verticale in modo tale che copra tutta la foto, metto il marchio della mia ditta, della mia, nel mio nome, in modo tale che quella foto l'ho fatta, se uno la vuole deve chiedermela per averla senza questa scritta. Questa a me interessa per pubblicarla. Guardate quanto bravo sono a far foto. Volete la foto di me, sono un fotografo, ho possibilità di mettere a disposizione le mie foto senza avere paura che la gente se la tira giù e se la usa. E dopo dovrei fare cavolo, dovrei fare un sacco di cose. Avete capito come le avevo aggiunte sti script? Sì. Vado a copiarle. Se io vado su internet,
probabilmente sull'istituto Maggiorana trovate questi già questo file zippato pronto per essere tirato giù. Volevo tirarlo fuori ma non vedo che va in internet per qualche motivo. Ce ne sono tantissimi di questi. Sì, sono, allora il vantaggio di GIMP in confronto a quelli che sono commerciali è che essendo di sorgente libero tantissimi programmatori possono aggiungersi un sacco di script, un sacco di utility. Non sono a livello magari di altri programmi, però mi possono semplificare molto la vita per fare delle cose particolari. Certamente se io lavoro a livello professionale comincio ad avere, per esempio in grafica, comincio ad avere computer tutti diversi da questi che abbiamo qua in questa sala. Comincio ad avere dei computer con molta memoria, molta RAM, con certe prestazioni, con certi video, eccetera. Va in internet. Prendiamo una cosa particolare che ho visto che è successo prima. Poniamo il caso che per qualche motivo io ho chiuso questo qua dei livelli. Oh.